Buongiorno a tutti. Allora, tornano le news. Farò un paio di news, faremo anche un paio di call news, perché è un po' che non le metto. Quindi avremo un martedì ricco di news e call news, addirittura 4. 2 news e 2 call news. Partiamo con le news, naturalmente. News le metterò una alle 7, una alle 9. Le call news ne metto una alle 8 e una alle 10 di martedì, così ognuno sceglie quello che più gli aggrada. Allora, naturalmente non metto news o call news, lo vedrete vedendo il video. Queste sono belle fresche, come si suol dire, perché parleremo di Mercurio, pianeta, non del dio Mercurio. Ma il Mercurio, il pianeta, perché c'è una notizia che piacerà molto a quelli che guardano il cielo, eccetera. Poi una notizia per i golosi: sapete che quasi tutti gli anni, da quando faccio qui, Como fa un elenco delle colombe più buone, dei panettoni più buoni, eccetera, eccetera. E non poteva mancare il video del Gigione, ringraziando sempre qui Como per l'articolo. Per i comaschi, questo è un video per i comaschi, per chi abita a Como e dintorni, per sapere se vuole magari andare a prendere un panettone, anzi una colomba da doppia libidine con i fiocchi e controfiocchi. 5 posticini che la fanno libidine. E poi ci sarà un evento dal 20 al 24 maggio. Perché ci sarà la Borsa Internazionale dei Laghi, quindi ne parleremo. Mi sembra una cosa carina, corretta. Quindi, magari, se qualcuno vuole andare, o qualcuno del settore vuole andare, c'è anche questo: la Borsa Internazionale dei Laghi. Quindi, uniranno un po' il lago di Como, Lago Maggiore, eccetera, eccetera. Ci sono gli eventi, le varie cose, tutte le libidini. Ne parleremo, so che magari molti si annoieranno, però mi sembrava corretto farlo da laghe. Ma partiamo con la prima notizia. Nel cielo di marzo sarà visibile lo sfuggente Mercurio. Il più sfuggente dei pianeti del Sistema Solare sarà ben visibile nel cielo serale di marzo. Stiamo parlando di Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, e dunque sempre basso sull'orizzonte. Condizioni particolarmente favorevoli ne consentono l'individuazione dopo il tramonto, un'occasione unica per ammirarlo. Il pianeta dunque annuncerà l'arrivo della primavera, l'equinozio, il momento in cui il giorno e notte hanno uguale durata, cade il 20 marzo alle ore 4:06 italiane. Quindi per i nottambuli, uno alle 4:06 sta sveglio, va fuori e vede. E sempre nel mese di marzo, Giove ridurrà il suo intervallo di osservabilità e sarà visibile solo nelle prime ore della serata. Marte, Venere e Saturno invece saranno visibili sull'orizzonte orientale nelle prime ore del mattino, tra le luci dell'alba. Bene, così almeno gli amanti dell'astronomia, quelli che sono sempre lì col telescopio a guardare le stelle, guarda quella, c'è il carro. Io non sono esperto, non mi ha mai esaltato per nulla. Quindi, comunque, proseguiamo. Pasqua, arriva Pasqua. Quindi, ragazzi miei, arriva Pasqua e di che cosa si parla a Pasqua se non di colombelle? Quindi ecco le 5 colombe artigianali più buone di Como, le migliori colombe da mettere in tavola per le feste pasquali. La colomba, il dolce simbolo della Pasqua. Meglio tradizionale o artigianale? Dopo qualche assaggio, che hanno provato appunto i simpatici giornalisti di qui Como, hanno provato a dare il loro consiglio su quelle fatte in casa, ovvero prodotte nelle migliori pasticcerie di Como e dintorni. Senza fare classifiche,
si limitano a suggerire 5 ottime colombe artigianali che si possono acquistare in tutte le versioni possibili dei forni più gettonati del Comasco. Infine, hanno deciso di suggerirne altre 5 per chi non si accontenta mai. Quindi avremo 5 negozi, pasticcerie, eccetera. E poi in fondo al mio pezzo, loro pezzo che io umilmente riprendo, ci sono altre 5 pasticcerie che comunque sono da libidine. Quindi in base magari anche a uno com'è più comodo, può fare un salto, tanto poi col navigatore un attimo basta che inserisce nome della pasticceria e la città, gli dice guarda devi fare così, poi se ce l'avete con le voci simpatiche di vari personaggi c'è l'Oase che ti offre appunto questo navigatore con le voci di di Severus Piton e altri personaggi di Fantozzi eccetera eccetera eccetera. Andiamo alla prima pasticceria, non sono proprio in ordine, non è che la prima pasticceria che vi dico al panettone più buono, la colomba più buona o che cosa, no. Sono messe a caso così come viene, però sono tutte ottime, sempre secondo i giornalisti di qui Como, quindi ambasciatore non porta pena. Cominciamo con la pasticceria Fabio Vago di Como. Dal 1960 è un punto di riferimento tra i più gettonati in città, a iniziare dalla colazione, quando il profumo delle brioche, autentica specialità di Vago, inonda il negozio di Viale Giulio Cesari a Como. Poi ci sono le torte e naturalmente i pasticcini più classici e quelli firmati Vago. Tutto fatto in casa, davvero difficile resistere alla tentazione dei bignè, delle fiamme, delle mini sacher e di mille altre delizie. Tentazioni di qualità per tutti i gusti e per tutte le occasioni, grazie a Fabio Vago e a sua moglie che non mancano mai in pasticceria. Una sicurezza ovviamente anche la loro colomba artigianale, declinata a piacere. Si trovano a Como in Viale Giulio Cesare, i comaschi sicuramente la conosceranno benissimo, ma magari c'è qualche milanese che vuole venire sul lago, vuol fare la capatina al lago, magari fa un salto mentre passeggia per le vie di Como, così per fare la giornatina, fa un salto, si fa la scorta prima di andare a casa di bignè, colombe, eccetera, eccetera. Sempre a Como abbiamo Holly, Holly, senza H, Holly, Olly. Nasce a Como come panetteria agli inizi del Novecento, da una familiare passione che si è tramandata di generazione in generazione fino ai giorni nostri. Oggi sono panetteria, pasticceria e caffetteria, un altro punto di riferimento per Como e comuni limitrofi. Lavorano con le migliori tecnologie, con la cura e la dedizione della tradizione di famiglia. Qualità delle materie prime e genuinità dei prodotti sono al centro della loro produzione. Amano distinguere e deliziare i clienti. Maestri pasticceri dedicano grande attenzione alla preparazione di ogni tipo di dolce. Propongono dalla pasticceria mignon classica italiana a dolci personalizzati come la colomba artigianale in versione classica, ma non solo. Produzione e vendita in via Pannilani, ma anche nei negozi di via Zezio e via Cadrona, sempre a Como. A Erba invece li potete trovare in via Volontari della Libertà. Poi c'è un altro negozio a Lurate Caccivio, in via Giacomo Leopardi e anche in via Cadorna. Quindi, ragazzi miei, Olly è un po' dappertutto. Quindi, per chi abita nella zona anche Brianza, e volendo, perché Lurate Caccivio e resta prima di, se non erro, prima di Como, se non erro, prima di Lecco. Quindi, in base a uno com'è più comodo, può fare un salto anche da Olly. Poi, se magari ci sono i megalomani che devono fare anche dei regali o che cosa, no? E vogliono regalare le colombe agli amici o
O se no c'è l'imprenditore che vuole regalare ai dipendenti la colomba perché è andata bene l'annata, sta andando bene l'annata. Può fare un giro, prenderne un po' da uno, un po' dall'altro, un po' da quell'altro, un po' da quell'altro e fare dei regalini. Proseguiamo con la terza pasticceria, negozio, chiamatelo come volete. Si chiama Volonté. Volonté come il buon Gian Maria Volonté, ma non penso c'entrino molto. Si trova sempre a Como. Anche questa ha anni e anni di storia, un po' meno rispetto alle altre, nata un attimino meno, però più di 50 anni di storia. Tutto inizia nel 1967, quando papà Giovanni, appena sposato con mamma Feliciana, decise di spostarsi dalla bassa comasca per iniziare la sua avventura di prestinè panettiere in dialetto a Como. Così, dopo aver fatto la gavetta a Milano, prima come garzone e poi come panettiere, con pochi soldi ma tanta voglia di lavorare, decise di mettersi in proprio e mandare avanti il suo prestino a Monte Olimpino, aiutato principalmente dalla moglie e da qualche parente. Poco dopo sono nate Consuelo ed Eleonora. Grazie alla loro tenacia e i loro sacrifici, nel giro di breve tempo, ul pan del Giulian, del Juan, ul pan del Juan piaceva molto ed il lavoro andava sempre aumentando, finché decisero di aprire il primo punto vendita proprio in via Bellinzona a Monte Olimpino. E non passa anno che a Pasqua non arrivino i canditi, zucchero, mandorle da mettere in tavola e gustare in compagnia assieme a un buon bicchiere di vino. Una delizia per il palato, un'amabile colomba artigianale da assaporare in famiglia. Un altro punto vendita si trova a Tavernerio, quindi Monte Olimpino, siamo dalle parti quasi della Svizzera. Tavernerio resta sempre appena fuori Como. Quindi anche qui, Volonté, pasticceria, panetteria, eccetera, uno tac, trova. E fa un salto anche lì. Uno volendo può prendersi 5 colombe diverse, se ci piacciono, in 5 panetterie diverse, segna, vabbè, sarà sicuramente sopra la confezione, e poi dopo anche lui può dare un voto sulla la colomba che gli fa più libidine. Andiamo alla quarta, la pasticceria Poletti a Cernobbio, quindi ci spostiamo un attimino più verso nord rispetto a Como. Siamo a Cernobbio, Como, Cernobbio, poi prosegui, vai su, 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 sali, arrivi dove abito io. Devi salire un bel po', però arrivi. La pasticceria Poletti di Cernobbio, un luogo unico in cui fermarsi e assaporare decine e decine di prelibatezze dolci e salate. Poletti è casa, accoglienza, tradizione. È quella crostata calda che la nonna appoggia con amore sul davanzale della finestra per farla raffreddare. Il profumo è il marchio di fabbrica, quello che si sente per tutta la strettoia, quello che ti fa alzare dal letto con il buon umore. Il profumo che lentamente sgattaiola fuori dalla porta del laboratorio dove la magia accade. Qui si preparano bignè, cannoncini, brioche tra le migliori al mondo secondo Condé Nast Traveler, quindi c'è me coglioni, scusate il francesismo, e molto altro come la colomba di Pasqua. E di sicuro anche la migliore pasta frolla dell'Ario. Si trovano a Cernobbio in via Regina. Quindi poi comunque quando siete in via Regina chiedete la pasticceria Poletti, penso che tutti la conoscano. È sempre a vostra discrezione, ragazzi, come siete più, perché se siete golosoni e magari volete venire sul lago a farvi la vostra gitarella, io vi sto dando delle chicche. Concludiamo con l'ultima, poi ve ne do altre 5, senza darvi le specifiche, però volendo uno può. Outbrain, non solo dolce, a Como. Poco fuori città, un'altra certezza. Ad Albate è quasi obbligatorio fermarsi a fare la fila per il proprio dolce.
Turno, dolce turno. La produzione di Roberto Macri è variegata e apprezzata da anni. Personalità per un'altra pasticceria all'insegna della qualità fatta in casa. Fine pasticceria, torte e tutto quanto serve per accontentare chi non sa dire di no alle tentazioni della crema, del cioccolato e dell'originalità con cui si possono creare piccoli gioielli da pasticceria. Compleanni e ricorrenze meritano delle dolci speciali, ma anche un dolcetto per tutti i giorni da gustare con un buon caffè. E certamente a Pasqua con una colomba artigianale davvero speciale, ricchezza di periferia, ad Albate, in via Sant'Antonino. Poi ci sarebbero anche altre 5 pasticcerie da libidine, anzi 6, che sono Carenzio a Como, Carenzio, Dolciamo o Dolciamo, ma è tutto attaccato, Dolciamo, sempre a Como. Poi c'è Antonella Vago, sempre a Como, che non so se è parente con i Vago, è solo un nome, un omonimo. Roan a Sanfermo, Marra a Cantù, quindi anche i Canturini. Sto pensando a qualche mio amico che abita da quelle parti, che potrebbe andare da Marra a prendersi i dolcetti, eccetera. E infine Sartori a Erba, quindi qualcuno che magari è di Erba o dell'altra parte del lago, quindi Lecco, può fare un salto a Erba, che da Lecco a Erba sono 20 minuti, mezz'ora, esagerando. Bene, ragazzoli, vi ho dato queste dritte golosone e adesso concludiamo con questa notiziola che c'è appunto questo evento mi avevo segnato da fare as soon as possible, proprio perché l'evento è nella terza settimana di marzo, quindi è giusto avvisare. Allora, tra le sponde del lago di Como, dal 20 al 24 marzo 2024, quindi tra 2 settimane più o meno, anzi meno, si terrà la Borsa Internazionale dei Laghi, il più prestigioso evento di incoming dedicato al turismo lacustre, che approda per la prima volta sul territorio larriano. Il format, ideato 23 anni fa dalla Camera di Commercio di Brescia, dal 2022 si è radicalmente rinnovato, prevedendo una formula itinerante e sinergica con i sistemi camerali dei territori insistenti sui laghi del nord Italia, quindi tutti i laghi del nord Italia. Sul territorio larriano attesi e già confermati oltre 80 buyer internazionali provenienti da 30 paesi, con una rappresentanza significativa da Stati Uniti, Spagna, Polonia, India, Germania e Belgio, e 130 operatori turistici di alto profilo, per la metà provenienti dal territorio larriano, per la restante parte dei territori partner. La Camera di Commercio di Como Lecco è entusiasta di accogliere l'importante evento internazionale della Borsa dei Laghi del Nord Italia sul nostro territorio. Questa innovativa iniziativa si basa sulla stretta collaborazione tra i sistemi camerali dei territori partner, tutti uniti nell'obiettivo di promuovere il turismo lacustre, uno dei principali motori dell'economia italiana sui mercati internazionali. La Borsa dei Laghi è un'occasione preziosa per valorizzare le identità distintive del lago di Como, nonché di tutti i laghi del nord Italia, tesori di inestimabile bellezza che possono essere apprezzati in tutte le stagioni dell'anno, ciascuno con le proprie peculiarità. Questo evento rappresenta anche un'opportunità unica per mettere in luce all'estero i numerosi e qualificati operatori turistici presenti nei nostri territori e in quelli partner, veri ambasciatori della straordinaria bellezza dei laghi italiani. Queste le dichiarazioni di Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio Como Lecco.
Gli incontri business si terranno giovedì 21 marzo e prevedono la presentazione delle eccellenze delle destinazioni turistiche e lacustri, mentre le giornate successive saranno dedicate alla scoperta delle più significative attrazioni locali, offrendo esperienze uniche ai buyer ospiti. Venerdì 22 marzo sarà dedicato alla visita dei luoghi più suggestivi del lago di Como, con l'offerta di 4 tour di familiarizzazione sui 2 rami del lago di Como, con uno sguardo anche al vicino lago di Lugano. E beh, ragazzi miei, libidine. Gli itinerari includeranno visite storico-artistiche ai borghi incantevoli e ai piccoli paesi che hanno ispirato artisti e poeti di ogni epoca, a ville da favola con giardini curatissimi e atmosfere aristocratiche della Belle Époque, nonché tappe legate al turismo golfistico. Oltre alla bellezza, alla bellezza paesaggistica, il lago di Como offrirà anche un assaggio del suo patrimonio enogastronomico di inestimabile valore. Durante i tour sarà data l'opportunità di assaporare prodotti tipici e piatti tradizionali che raccontano la storia e la cultura del territorio lariano. Doppia libidine coi fiocchi. Successivamente gli operatori esteri visiteranno gli altri territori partner dell'iniziativa, completando così la loro conoscenza dei laghi del Nord Italia, con itinerari organizzati ad hoc tra il lago di Varese, il lago Maggiore, il lago d'Orta, il lago di Iseo e il lago di Garda. Quindi vedete, non facciamo quelli, vi facciamo vedere solo il nostro e chi se ne frega degli altri. No, tutti assieme, appassionatamente, come dicevano in un film, per far vedere che i laghi italiani sono un'eccellenza. Dopo aver ospitato la Borsa dei Laghi a Verbania Estresa nel 2003, passiamo con piacere il testimone alla Camera di Commercio di Como Lecco per la nuova edizione di questa iniziativa, ha dichiarato Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. I dati turistici ben esprimono la grande attrattiva esercitata dai laghi del Nord Italia, vero e proprio oro blu del turismo e della nostra economia, che merita di essere valorizzato e reso immediatamente riconoscibile a livello internazionale, un obiettivo possibile grazie ad eventi qualificati come questo. Siamo alla nuova edizione, sottolinea il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello, di una rassegna che di volta in volta acquisisce un rilievo sempre più significativo, proponendoci quale vetrina fatta di interlocutori internazionali e tour operator ad alto profilo, un passaggio importante nella valorizzazione della nostra terra dei 7 laghi, con i suoi operatori che sono i veri protagonisti della crescita turistica evidenziata dai dati sui pernottamenti. Uno stimolo per il nostro ente a far sempre meglio in sinergia con le altre istituzioni e il sistema dell'imprenditoria privata. La sponda del lago di Garda Veneto, afferma Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio di Verona, rappresenta un gioiello incastonato nel cuore del Veneto, capace di attrarre ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo. Come Camera di Commercio ci impegniamo a valorizzare questo patrimonio inestimabile, sviluppando strategie di marketing innovative e mirate a far conoscere la peculiarità della nostra sponda del lago ad un pubblico sempre più ampio. La Borsa dei Laghi, in questo senso, rappresenta un'occasione di promozione preziosa. Il turismo lacuale ha una lunga tradizione nel nostro paese, soprattutto nelle regioni settentrionali. Questa tradizione storica è ancora oggi fonte di richiamo per numerosi visitatori in cerca di bellezze naturali, cultura e offerte gastronomiche di alta qualità. La Borsa dei Laghi rappresenta l'ideale vetrina per mantenere viva questa tradizione e continuare a promuovere un turismo che manifesta la sua eccellenza anche sotto il profilo della sostenibilità, aggiunge Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio di Brescia. Per il Trentino, afferma Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing,
Il turismo sui laghi costituisce, insieme alle Dolomiti e alle città d'arte, una proposta di vacanza che suscita l'interesse degli ospiti internazionali, come emerge dai dati che monitoriamo ad ogni stagione. È un turismo giovane, dinamico, che associa la passione per le attività outdoor da praticare in acqua e negli ambienti naturali con il gusto italiano. La Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia, per i nostri operatori, è un'occasione importante per far conoscere ad una platea di player internazionali le caratteristiche di un'offerta di prim'ordine, competitiva sul piano dei servizi e delle strutture, distintiva per la qualità dell'ospitalità e il perfetto Italian style, mi consenta. Per l'edizione 2024, l'ente ospitante del progetto è la Camera di Commercio di Como Lecco, in un'azione congiunta con gli enti camerali Monterosa, Laghi Alto Piemonte, Varese, Verona, Trentino Marketing e Visit Brescia. La Destination Management Organization della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia. L'evento vede inoltre il patrocinio di Enit, Regione Lombardia, Comune di Como, Comune di Lecco, Comune di Cernobbio ed è realizzato in collaborazione con Villa Erba e la gestione governativa Navigazione Laghi. Quindi, ragazzi miei, questo è un eventone da doppia libidine coi fiocchi. Penso che vi possano partecipare anche persone comuni, non solo i buyer, eccetera. Che chi è, perché se no, se parlano solo tra di loro, che pubblicità si fanno? Cioè, se, invece c'è bisogno che arrivi gente per conoscere, magari uno il lago di Como non se l'è mai cacato, il lago Maggiore non se l'è, no, ma io sono Maldive. Seychelles, Sharm el Sheikh, magari un'estate al lago può essere un'idea. Scusate l'occhietto, mi lacrimuccia. Mi sono emozionato. Guardate, c'è questo eventone qua. Quindi, io vi ho dato anche questa bella dritta. Certo, il video è un po' lungo, però ne valeva la pena. Ne valeva la pena perché è giusto sponsorizzare anche le nostre eccellenze, non solo in termini di colombe e libidine, ma anche come luogo, perché io quando esco di casa, esco, mi trovo davanti il lago, le montagne, un cielo azzurro proprio bello con le montagne innevate, cioè, ragazzi, dovete mettere. Io quando mi alzavo dal letto a Milano, guardavo fuori, al massimo potevo vedere la figona che usciva, la mia amica cavallona che mi piaceva un sacco, che prendeva su la sua peugeottina rossa ai tempi dei tempi ed era l'apoteosi che c'era, o se no guardavi fuori, c'era di fronte usciva qualche bella figliuola che conoscevo e guardavi quello quando ti andava bene che non c'era l'albero che aveva messo fuori le foglie, perché se no guardavi fuori e non vedevi quasi nulla perché c'erano alberi da una parte, alberi dall'altra, riuscivi giusto a vedere dove c'era la guardiola del custode e vedevi l'ingresso della casa di fronte, ma se uno usciva e faceva la passeggiata per poi arrivare in guardiola dal 28 che era di fronte a casa mia, non vedevi una beata Giovanna perché c'era l'albero, tutte le foglie, eccetera, avevamo 4-5 alberi, fruc. In aprile-maggio già c'era una miriade di foglie. Infatti, quando venivano a tagliare gli alberi, no, che li accorciavano un attimo, godevo come un riccio perché dicevo: almeno quest'anno non mi rompe i testi, cipirimerlo. Non facevano in tempo a tagliarlo, fruc, delle stanghe così di rami che proprio poi foglione gigantesche, non vedevi più nulla. Vabbè. Adesso invece esco di casa e mi vedo, mi gusto il panorama alla grandissima, ma mi sembra di avervi fatto anche vedere il video in cui si vede il panorama, meglio ancora che non dove abitavo prima, che vabbè c'era la piscina lì, ma tanto non la usavo, per di più adesso che da aprile a ottobre dovrei essere impegnato lì, quindi proprio
il lago non lo vedo, cioè lo vedo quando esco, ciao 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 lago, e poi vado a lavorare. Vabbè ragazzoli, mi sono dilungato troppo, chiedo venia, vado a farmi la seconda notiziuola. Ciao.